siamo diretti a Parco Scimbla, visto che comunque sono già le 4 passate, dopo aver sistemato tutto l'ambaradam lì della corrente. Hanno tagliato le piante, quelle che venivano in fuori, insomma i rami che uscivano, infatti non tocca più il camper, non si spesa più, vedete che hanno tolto le varie cose, insomma. Vedete che ci sono tutti i rami tagliati. Bravi, bravi. Complimenti a Carpignano Sesia. Così si fa. Così si fa. Bisogna tenere sempre pulito. Adesso andiamo a vedere com'è il parco. E se c'è ancora il cartello di Rocky. In teoria dovevo toglierlo, ma poi non sono più venuto su. Ok. Siamo arrivati, andiamo a prendere l'acqua. Perché staccandosi la corrente il boiler va in protezione e si svuota, quindi ho perso circa 30 litri d'acqua. E allora niente, andiamo a prenderla. C'è ancora, adesso lo tiriamo via e le bottine le lasciamo qua nel caso servano per qualcun altro. Ok. Allora, non è da me fare fuochi perché non è che mi piace tanto l'odore del fumo addosso, però qui vedo che sta andando tutto bene. Facciamo un falottino e prepariamo le cose per domani, vediamo un po' com'è. Eccolo qua, bucherello on the road. Dai, ci sta. Adesso devo trovare il modo di legare questi cagnacci, però adesso ho perso il collare, l'ho perso qua l'altra volta, però niente. Adesso sta così, dai, stiamo così, dopodiché vediamo cosa fare. Ragazzi, facciamo un hamburgerino, anche se domani ci facciamo una grigliata, però un hamburgerino lo mangio volentieri stasera. Diciamo che questo lavoro wild mi piace farlo, sì, mi piace farlo, no, vabbè, è la prima volta che faccio un fuoco così per terra all'aperto e sì, non trovo quella cosa di farli un giorno sì, un giorno no, insomma, ecco, l'ho fatto adesso, lo facciamo domani perché facciamo la grigliata e poi penso di non farne più per un sacco di tempo. Va bene, dai, sì, è divertente, dai, alla fine. Sto cucinando sopra e diciamo che risparmia anche la corrente, oltre che chi ha il gas risparmia il gas, però fanno hamburger, non è che ci vuole, bella lì.
Devo dire che sembra che abbia un gusto diverso fatto sul fuoco così. Devo dire che è venuto veramente buono. Adesso c'è un po' di fumo, mi dà già fastidio, qua si sta spegnendo tutto. Quindi diciamo che va bene così, lasciamo svenire, che mi sono già belle che rotto le palle. Ciao ragazzi. Pentola a induzione. Adesso la pulliamo, un po' di carta e via. E bisogna sempre tenere d'occhio il fuoco, adesso si sta spegnendo, io ho la finestra proprio sul fuoco. E nel caso ci sono le damigianette di acqua e si versa su se c'è qualcosa che non va, insomma. Sempre una tannica d'acqua vicino al fuoco, ragazzi. Comunque, ragazzi, non mi sono reso conto. Perché io ho acceso il fuoco, comunque era ancora chiaro, poi è diventato buio, il fuoco andava, ma non mi sono reso conto che io ho mangiato l'hamburger alle 17:38. Cioè, ho fatto merenda praticamente. Questo è camper life. Mangi quando hai fame. E vabbè, dai, adesso smanettiamo un po' il PC, il telefono e tiriamo l'ora di andare a dormire. Vabbè, c'è un po' di casino. Allora, io ho messo il tavolino così perché mi è più comodo per appoggiare la roba quando faccio da mangiare per i cani, perché così almeno evito di appoggiarla qua e ogni volta pulire. Quindi l'appoggio lì e quando poi, vabbè, dopo qualche giorno che appoggio la roba, chiaramente pulisco. Però almeno è tranquillo. Poi devo ritirare quella fascia lì nello stivaggio e boh, la mia cantinetta è lì sotto, c'è il passito, c'è un po' di vino, barbera, anche se non ne bevo. E infatti forse 2 settimane che c'è nel frigo il vino e magari domani glielo buttiamo su sulla carne, facciamo un po' marinare nel vino, anzi la metto già a bagno. Allora, provate anche voi a mettere a bagno un po' di vino, ma io lo metto tutto perché la ciotola è così. Poi tanto io non ne bevo di vino, quindi ho sbevato appena appena. Quindi nella ciotola mettiamo queste costine, le tagliamo già a pezzettini perché non avendo come si dice la teglia, ecco, diciamo piana, devo per forza arrangiarmi con quello. Quindi adesso avvitiamo qua, si è svitato sto coso. Ok. Tagliamo qua dove c'è l'ossicino. Perfetto. C'è un profumino. Facciamo così che mi trovo meglio. Tutte le mani le ho lavate prima. Forse è meglio usare le forbici. Ho trovato una soluzione che le forbici non le trovo. Quindi le lasciamo tutta la notte a bagno nel vino. Domani le saliamo, non nel senso che le tiriamo su, le saliamo col sale. E dovremmo esserci, sì, l'ultima, perfetto. Ok, queste le lasciamo a bagno, così domani poi sentiremo Max cosa dice di queste costine.